Incidente sulla direttissima Robassomero nel pomeriggio di venerdì 3 maggio intorno alle 16.30. Una microcar con a bordo due persone uscita di strada, ha saltato il fosso ed è finita sul prato, ribaltata su un fianco. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Torino e Nole, l'ambulanza e il soccorso del 118. Uno dei due uomini è stato sbalzato fuori ed è finito nel fosso, mentre l'altro è stato estratto dalle lamiere. Affidati alle cure dei sanitari, i due sono stati trasportati, uno all'ospedale CTO e uno a Cirié.